Bene ragazzi, sono Mario Annunz, il prossimo video, raga, siamo sempre qui sulla serie del Giro 2022 con Marco Pantani. Subito un bel like, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Comunque, oggi terzo episodio, quindi terza tappa, una tappa dal finale non banale, molto complicate, quindi subito un bel like e andiamo subito alla partenza. Ragazzi, siamo a 4 km dallo sprint intermedio, siamo con Cipollini per prendere i punti per la nostra maglia Ciclamino, per consolidare più che altro la maglia Ciclamino. E un po' questa curva, vediamo, siamo a 2,5 km, tratto di discesa. Ragazzi, dobbiamo vincere questo sprint, 2 km al traguardo, allunga Gilbert. Guarnieri davanti a noi per tirare la volata a De Mar. Vediamo un po', tratto in salita. Non è semplice questo traguardo volante, non è assolutamente semplice. C'è anche Nasser Bouhanni. Vediamo un po', e parte Nasser Bouhanni. Parte Bouhanni, parte Iwan. Partiamo anche noi. Dai, dai, c'è Sagan. Raga, non lo so, è un po' difficile. Dai, dai, rimontiamo tutti. C'è Cavendish e andiamo a vincere questo sprint, raga. Sprint intermedio, 13 punti. Raga, e questo è un momento chiave a 19 km e 400 metri. Al traguardo siamo con Bartoli che attacca. Quindi attacca Bartoli al secondo traguardo volante e tira dritto. Ragazzi, davanti a noi c'è Van Der Poel che aveva attaccato in precedenza. Attacca anche Van Aert. Allunga Van Aert, la Philippe e Carapaz, anche gli altri comunque dietro, Mas, vediamo, ora tratto in discesa dove dobbiamo cercare di attaccare, discesa anche con dei tornanti, finale non banale, finale molto complicato, anche alla Philippe ci sta a ruota, attenzione a questo tornante, fatto abbastanza bene, dai dai Subito un bel like, mi raccomando, 3 secondi di vantaggio abbiamo. Attenzione, qua sbavatura. Infatti abbiamo tutto il gruppo dietro. Attenzione a queste curve. E dai, dai, rilanciamo subito, raga. Siamo con Bartoli, proviamo a vincere questa tappa. Ora vediamo un po' anche come si mette la tappa. Comunque, abbiamo la Filippa a ruota. Trato in discesa, curva a sinistra e inizia l'ultimo gradino della montagna di questa tappa. C'è la Philippe, c'è Van Der Poel, si forma questo terzetto, attenzione, terzetto di spessore. Alla Philippe, Bartoli e Van Der Poel, i due rilanciano, noi non dobbiamo perdere le ruote, assolutamente, se siamo in testa a tirare questo gruppetto, rilanciamo. Dai dai, subito un bel like, raga, iscrivetevi al canale, mi raccomando, condividete il video con i vostri amici, i parenti, i vostri conoscenti. Alla Philippe e Van Der Poel a ruota. Abbiamo 50 secondi di vantaggio, non è male, non è male. Ci prendiamo anche i punti della montagna. Dai dai, Dobbiamo farci anche da dare qualche cambio dalla Philippe e Van Der Poel, assolutamente. Vediamo un po', facciamoli passare avanti. Però loro non tirano come si deve. Raga, siamo a 4 km e 600 metri dal traguardo, siamo sempre con Bartoli. Dopo che il gruppetto comunque ci ha riassorbiti, sia Bartoli che alla Philippe che Van Der Poel, siamo con Bartoli a 4.500 metri. Vediamo un po', raga, dobbiamo provare un attacco e parte Bartoli, secondo attacco di oggi di Bartoli. Dai dai, raga, qui prendiamo un po' di vantaggio, la tratta in discesa. Ora rilanciamo, prendiamo più vantaggio possibile, siamo a 10 secondi comunque, infatti il gruppetto è dietro, vediamo un po',
discesa che ora si fa un po' più ripida. Energie, siamo messi bene, abbiamo tutto il gel blu. C'è la destra. Attenzione a queste curve. Dai dai, siamo quasi alla Flamme Rouge, raga. Ultimo chilometro. Gruppetto, non abbiamo tantissimo vantaggio, ma ci dobbiamo provare. Dobbiamo tenere duro a prenderci questa vittoria in questa terza tappa del Giro d'Italia 2022. Curva a sinistra. Attenzione a Pogacar intanto. Pogacar, Roglic che ci salta sull'arrivo. Mamma mia, raga, che spettacolo questa tappa. Peccato, peccato per la vittoria. Raga, è classica di tappa. A vincere appunto Roglic che ci salta sul traguardo. E Bartoli arriva secondo. Terzo per Pogacar. Quarto alla Philippe. Quinto Van Der Poel, Woods, Van Aert, Wiggins ottavo, nono Momoser, decimo Bettini, undicesimo Marco Pantani. Un arrivo di tappa veramente spettacolare, una tappa spettacolare, un finale complicate. E andiamo alla classifica generale. Raga, classifica generale che vede maglia rosa Van Aert, secondo posto per Roglic e terzo posto per Wiggins. Noi siamo terzi con Wiggins, quarto con Moser e quinto Cancellara. Pantani è 22esimo a 2 minuti e 46 secondi, ma possiamo recuperarli in montagna. Quindi subito un bel like, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Da Mario96 è tutto, mi raccomando, seguite questa serie che sarà una serie leggendaria. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella.